Ok, questa mi sa che non è un'entrata d'effetto. Questa invece è un'entrata con l'effetto. Questo è il primo tutorial che faccio su After Effects e non animeremo niente. Ma ti farò vedere come applicare l'effetto che hai visto nell'animazione iniziale a tutti i tuoi progetti senza passare per Photoshop. E te lo spiegherò in soli 5 minuti. Hai capito bene? In soli 5 minuti! Sì, questi sono i famosi 5 minuti. Il tempo scorre, andiamo su After Effects. Bene, ora creiamo la nostra composizione di larghezza 1920 pixel e di altezza 1080 pixel. Non ti preoccupare degli altri parametri, perché per questa esercitazione saranno irrilevanti. Per capire come realizzare quel riempimento granuloso abbiamo bisogno di una cavia. Quindi andiamo nel nostro pannello degli strumenti in alto a sinistra e facciamo doppio clic sull'ellisse. Ora l'ellisse prenderà le dimensioni della nostra composizione. Per creare un cerchio perfetto ci basterà andare all'interno del livello e nella voce tracciato ellisse modificare quelle che sono le dimensioni. In questo caso mettiamo 800x800. Ora il passo fondamentale sarà creare una sfumatura per il riempimento della nostra forma. Una sfumatura che andrà dal bianco al nero. Che sia radiale o lineare è completamente indifferente. Per la nostra bellissima sfera, in questo caso sceglieremo una sfumatura radiale. In questo modo avremo anche la possibilità di dare una sorta di tridimensionalità alla nostra sfera. Quindi prendiamo il punto di bianco e lo spostiamo verso l'alto. Il nero invece lo sposteremo verso il basso. In questo modo la nostra sfera sembrerà illuminata da una fonte di luce che arriva dall'alto a sinistra. Una volta che siamo soddisfatti della nostra sfumatura, andremo nel pannello di effetti predefiniti e cercheremo l'effetto disturbo HLS. Se nel tuo schermo non ci fosse questo pannello, ti basterà premere su Windows Ctrl 5, mentre su Mac Command 5. Una volta trovato, per applicarlo, ci basterà selezionare il nostro livello e fare doppio clic sull'effetto. Però non è cambiato ancora niente, quindi andiamo nel pannello Controllo effetti e cambiamo l'opzione luminosità del nostro effetto. Vedrai che la nostra sfera diventerà tutta granulosa. Ora lasciamo un attimo da parte il disturbo HLS, ci torneremo più tardi, e andiamo a cercare l'effetto posterizza. Questo effetto, come vedi, ci dà solo un'opzione, livello. Grazie a questa opzione potremmo scegliere da quanti colori sarà composta la mia sfumatura. Quindi, se andiamo a mettere un valore di 3, la sfumatura che prima era graduale, ora ha solo 3 colori, il bianco, il grigio e il nero. Ovviamente noi vogliamo avere il controllo di questi 3 colori, quindi andremo ad applicare l'effetto 3 tonalità. A qualsiasi livello tu applichi questo effetto, a prescindere che sia un'immagine, un video, un'illustrazione o qualsiasi altra cosa, questo effetto ridurrà i colori del tuo livello a solo 3 e li sostituirà in base alla luminosità che avevano questi colori prima che tu applicassi l'effetto. Come vedrai tra poco, infatti, il primo colore che sceglierò sarà quello che si andrà a sostituire al bianco, il secondo colore al grigio e il terzo colore infine al colore nero. E dato che con posterizza abbiamo limitato i colori a 3, grazie a questo effetto riusciremo a gestire i nostri colori perfettamente. E andremo a utilizzare lo stesso colore ma con 3 tonalità differenti. Ad esempio un verde chiaro, un verde scuro e una via di mezzo. Per non complicarci la vita, andremo a selezionare con la pipetta il nostro colore base, che sarà verde, e andremo a modificare poi le sue tonalità. In questo modo evitiamo di diventare completamente pazzi tra percentuali e codici colori. Ora, per rendere più morbido il passaggio tra un colore e l'altro, andremo a cercare l'effetto controllo sfocatura. Una volta applicato, non ci sarà bisogno di mettere un valore troppo alto. Un valore di 2 è più che sufficiente. Tu adesso dirai, ma non cambia niente. Cosa sei, scemo? Beh, in effetti un po' scemo sono. Però, se vai a vedere da vicino, qualcosa cambierà. Questo è semplicemente un piccolo dettaglio che mi piace aggiungere a questo effetto. Se ti ricordi, avevo detto che avremmo ripreso il disturbo HLS. Bene, ora è giunto il momento di tornare a questo effetto. Adesso noterai che se vado a cambiare il valore della luminosità, non gestirò solo la quantità del disturbo, ma anche la morbidezza con cui passerò da un colore all'altro. Quindi più alto sarà il mio valore, meno si vedrà il distacco tra una tinta e l'altra. Arrivati a questo punto è solo questione di gusto, dipende dal risultato che tu vuoi ottenere. Ad esempio, a me il verde in realtà mi fa schifo, quindi adesso andrò a cambiare il colore e passerò da un verde a un rosso. A parte le cavolate, ora se ti servirà ottenere questo riempimento in qualsiasi tuo progetto, grazie a questa tecnica saprai come fare in modo velocissimo. Bene, ci ho messo meno di 4 minuti a spiegartelo. Spero di essere stato chiaro e anche utile magari. Questa è esattamente la tecnica che ho utilizzato per colorare il mio hamburger in skate.
che in realtà non ha per niente senso come animazione. Bene, anche tu sai colorare granulosamente con... granulosamente... Hai capito cose a caso? Ci vediamo nel prossimo video!